Agudura Kullovu, un dolce regionale della tradizione pasquale, lo conoscerai già, ma guarda la mia versione. Prima di procedere alla preparazione della ricetta, ti mostro come realizzo di solito dei disegnini, delle sagome per formare i miei biscotti. Non sono molto brava a lavorare a mano libera, per cui mi avvalgo di alcune forme che stampo da internet e riproduco su del cartoncino dove sono stati contenuti dei prodotti alimentari. Mi viene ad esempio in mente il cartoncino delle merendine e delle brioscine varie. Dopo che ho riprodotto la sagoma, lo fodero con alluminio o carta forno, a seconda della disponibilità e anche a seconda dello spessore e della resistenza del mio cartoncino. Rifinisco bene se ci sono spazi vuoti per formare il più possibile una sagoma di un'immagine fedele. In questo caso ti sto facendo vedere la sagoma della colomba, il simbolo per eccellenza della Pasqua. Chiudo le parti più sensibili con dello scotch, ma naturalmente la parte opposta è quella che poggerò sul biscotto. Qui c'è la campanella e il coniglietto. Passiamo alla ricetta. Aggiungi la farina 00 in planetaria insieme alla vanillina e al lievito per dolci. Unisci lo zucchero e la scorza di limone grattugiata, naturalmente un limone non trattato. Il lievito puoi sceglierlo tu nel dosaggio, se decidere di ottenere un biscotto molto alto e bello soffice, oppure un po' più sottile e più croccante, in questo caso dimezza le dosi. Poi le uova intere. Poi il burro, in questo caso freddo per la lavorazione in planetaria, altrimenti fuso se a mano. Importante l'aggiunta del latte per l'impasto corretto e soffice, in modo tale che non venga troppo secco e duro da lavorare. In planetaria la lavorazione deve avvenire per pochissimi istanti, giusto il tempo dell'impasto che si appallottoli e si formi in maniera tale che poi si possa ribaltare su un ripiano da lavoro e lavorarlo e compattarlo facilmente. Quindi ribalta il tuo impasto e lavoralo per pochi istanti a mano. Guarda attraverso questo video come deve avvenire la lavorazione. Prendi della pellicola e fai riposare la massa della frolla in frigorifero. Generalmente io preparo la frolla al mattino per poi realizzare le mie kullure kullovu il pomeriggio. Eccoci alla prima forma, quella della campanella. Vale per tutte le forme il procedimento che stai per osservare in questo momento. Incidi la pasta frolla con la sagoma che hai scelto. Aiutati con una rotellina. Adagiala immediatamente su una placca da forno rivestita con carta forno e spennella il centro con dell'uovo sbattuto. Prendi un uovo sodo e freddo e adagialo al centro, premendo leggermente per fissarlo, poi spennellalo sempre con l'uovo sbattuto. Come per la crostata, prepara delle striscioline ricavate dai ritagli precedenti e adagiale intorno all'uovo, formando una sorta di incrocio. Poi scegli gli zuccherini, ce ne sono tanti in commercio e di vari colori e fantasie, e decora la tua cultura con l'uovo come preferisci meglio. È il momento della colombella, ma non ripeterò il procedimento perché credo che avrai capito come fare. Posso solo dirti che con le forme più grandi si può fare una kullura con l'uovo con due uova sode anziché una.
Avrai notato in questo video come realizzo dei biscotti abbastanza spessi, sia per la scelta del lievito di cui parlavo prima, sia per farli belli robusti anche dopo la cottura, in modo che non si spacchino e non si rompano quando li trasferisco su un vassoio a raffreddarsi. Qui infine ti presento l'altra mia gettonatissima forma, quella del coniglietto pasquale. Intanto fai scaldare il forno a 190 gradi, modalità statico, e cuoci alla stessa temperatura per 25 minuti. Una volta totalmente fredde potrai conservarle in un contenitore ermetico, ma anche confezionarle con carta trasparente e fiocchi per regalarle a chi vuoi. Se la ricetta è stata di tuo gradimento, condividi e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e attiva la campanella. Alla prossima, buona Pasqua!